Questa che vi racconto ora non è una profezia vera e propria, ma è una preghiera e un voto fatto da me. Vedete, a me è accaduto che quando il 29 gennaio 2002 fui investito mentre con l'automobile sbucavo fuori dal mio androne in Via Larga 12, da un grosso pullman che rischiò di uccidermi e non fui portato via dal mondo, nella stessa ora di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista fu portato via dal mondo il corpo ligneo di Gesù Cristo, staccato da ladri dalla grande croce dell'altare. E nello stesso tempo, nella stessa ora, esattamente alle 10:03, si bloccò l'orologio del campanile. Tre episodi in cui due di questi mettevano in luce il tentativo demoniaco di portare via uno vivo e un Cristo di legno dal mondo. E la provvidenza fece portare via il Cristo di legno per il grave peccato di un diavolo che entra in chiesa e stacca dalla croce il Cristo di legno e lo trafuga. L'orologio che si bloccò diede l'idea del tempo che si era fermato. Ebbene, fu la goccia che fece traboccare il vaso, perché io rimasi ferito, dovetti farmi curare, iniziai a scrivere il libro di storia della mia vita e solo allora, a 64 anni suonati, ossia esattamente a 2 elevato a 6, io mi accorsi del ruolo che avevo nella vita. Dovevo rappresentare il Cristo vivo. Proprio la concomitanza delle due azioni e la provvidenza che aveva preferito mantenere in vita me e portare via il Cristo di legno mi rivelava una specie di staffetta, che era stata proprio il contrario di quella che aveva scelto la Chiesa. In quel 24 di ottobre del 1999, quando si trovò nella stessa condizione di dover scegliere chi seguire. Se il sottoscritto, che benedetto due volte dal Papa, in un convegno che appositamente aveva preparato per rispondere al Papa, aveva invitato la Chiesa, oppure il Cristo di legno, perché in quel giorno a Saronno, in un modo inusitato, si celebrava il trasporto della croce. Io rispondevo al Papa che aveva fatto l'enciclica il giorno 14 settembre, giorno di esaltazione della croce. Rispondevo in un giorno in cui a Saronno era esaltata la croce. E fu esaltata la croce. Il mio convegno fu disertato di fronte all'alternativa se seguire il vivo o il pezzo di legno. Tutta la chiesa locale aveva seguito il pezzo di legno. Io invece avevo visto che quando la provvidenza si era trovata in condizione se portare via dal mondo quello vivo o il Cristo di legno, aveva agito in modo diametralmente opposto, salvando me e facendo portare via non la croce, il Cristo proprio dalla croce di legno. Fu allora che, dopo una notte in cui io ero stato in estasi e avevo chiesto al Signore come mi dovevo comportare con la Chiesa dopo quello che avevo capito, fu allora che al mattino seppi cosa dovevo fare. Dovevo dire chiaramente alla Chiesa: il Cristo
il cui ritorno state aspettando, guardate che, stupitevi pure, ma sono io, perché io ho fatto le cose che erano attese fatte dal Cristo, ossia la vittoria della morte e il giudizio universale. Lo espresse proprio in quel convegno in cui la Chiesa non volle essere presente. E chiaramente questo annuncio trovò tutto il tempo che trovò. Il buon Monsignor Centemeri, a quale io ufficialmente lo feci, e non mi rispose nulla, se lo tenne per sé, mi giudicò, come è facile capire, e allora io cominciai a sperare che Dio facesse un segno, desse un segno. Cosa potevo fare io? Vidi all'improvviso nella chiesa di fronte un ragazzo che cantava con noi nel coro, che non aveva avuto gli occhi per tutta la vita. Allora sperai che Dio desse un segno dando gli occhi a questo bambino, ripetendo il miracolo del cieco nato. Ecco cosa ne scrisse il giornale Informazona. Gesto estremo di un saronnese che ha smesso di mangiare chiedendo in cambio a Dio la vista per un ragazzo nato cieco. 45 giorni di digiuno per gli occhi nuovi di un ragazzo cieco. 180 messe e comunioni, intensa fede, fervida preghiera e nutrendomi di nient'altro nel tempo di 45 giorni. E Gesù darà la vista e la piena salute a Tommy Urbani, un ragazzo nato senza gli occhi e con un forte handicap motorio. Da tutti i segni che io ho, accadrà tra il 20 dicembre e il 1 gennaio 2003, ma probabilmente proprio nel giorno dedicato alla Madonna, a Capodanno. Potrebbero sembrare le parole di un esaltato, di un infestato, addirittura di un posseduto, e invece no, perché lui, Ra, un fedele di Saronno che abita nel quartiere di Cassina Ferrara, ci crede sul serio e soprattutto fa sul serio. Da 2 settimane digiuna e lo farà per 45 giorni, perché crede che Dio, attraverso il suo sacrificio, possa ridare la vista ad un cieco nato. La sua bocca in questi giorni conosce solo ostie, il corpo di Cristo e pillole e vitamine. Lui, già magro prima del digiuno, comincia a patire la stanchezza, ma non si arrende. Monsignor Centemeri, preoccupato dal mio povero corpo, mi ha quasi ordinato di assumere cibi. Ha affermato che rischio un peccato di superbia. Ha ragione, ma si tratta di superbo nel senso buono, che significa sublime, magnifico e grandioso, quando ci si dona per il bene del prossimo. Ra non è nuovo a questi gesti estremi. Nel 1999 ha digiunato per 57 giorni per ottenere alcuni riconoscimenti su un convegno tenuto a Saronno e ispirato all'enciclica del Santo Padre Fides et Ratio, pubblicata nel 98. Un convegno da lui organizzato che avrebbe dovuto aprire gli occhi dei fedeli su alcuni temi fondamentali come la morte e l'aldilà, eccetera. Questo è stato il resoconto del giornale Informazona. Da parte mia io potevo soltanto iniziare un digiuno affinché Dio rispettasse questo bisogno che io avevo. E cominciai a non mangiare più e lo dissi a Monsignor Centemeri, il quale mi intimò di mangiare e di fronte al mio rifiuto mi disse che io ero proprio superbo, perché non ascoltavo le indicazioni dell'autorità. Ma io gli risposi, se Gesù stesso ha digiunato 42 giorni, 40 giorni nel deserto, posso farlo anche io. Gesù è una cosa, tu sei un'altra cosa. Sii modesto. Insomma, perfino un atto così era mal giudicato dalla Chiesa, come non un atto che sperava da Dio. No, era una pretesa da parte mia di un miracolo impossibile, perché queste cose nel mondo reale non accadono. Accaddero, ma ora non più. Quindi io ero semplicemente uno che manifestava una superbia profonda, dopo quello che gli avevo detto, fra l'altro, che io ero chi doveva venire. Ebbene, qualcosa accadde. Ma non fu nel modo che io avevo chiesto, ma accadde e fu veramente eloquentissimo. Perché al 9° giorno
E alla dodicesima comunione che io avevo fatto quel giorno, io che sono praticamente già a contatto con Dio, con tutto il mio essere uno e trino, aggiungendo quei 4 ai 12 giorni, arrivo a 16 giorni, ebbene, dopo 9 giorni di digiuno e 16 comunioni con Dio, si rimise in moto da solo l'orologio del campanile, che era stato fermo esattamente 9 mesi come i miei 9 giorni, più 16 giorni come le mie 12 più 4 comunioni. Per tutto questo periodo avevano tentato di far ripartire l'orologio, ma la questione si era palleggiata su chi dovesse poi farlo, se la chiesa o il comune. Comunque, più il tempo passava, più era chiaro che la questione era bloccata. Ebbene, senza che nessuno avesse tentato di rimetterlo in movimento, tutti videro che quel tempo che si era fermato perché il diavolo era entrato in chiesa, aveva staccato il corpo di Cristo e quindi per la mancanza assoluta di fede di questi ladri, quando c'era stato uno che aveva nuovamente quella fede grandiosa nel Dio che fa i miracoli, era stato fatto proprio quello che occorreva perché il tempo si rimettesse in movimento. E tutti hanno visto questo miracolo, ma nessuno lo ha giudicato un miracolo, in relazione proprio ai gesti compiuti da me. E com'è finita la storia poi in relazione a quel ragazzo, al piccolo Tommy Urbani? Ha riacquistato la vista o no? Ebbene, ha riacquistato una vista. E lui ha visto, e tutti hanno visto, ma in un modo molto legato alla fede. Perché successe questo fatto insolito, unico. In una messa in cui il ragazzo era davanti a me e io ero dietro, fu fatto tutto il canto della comunione. Poi esso cessò e ci fu mezzo minuto di silenzio in cui il sacerdote stava mettendo a posto le sue cose. Tommy cominciò a cantare da solo nuovamente il canto che era finito già da mezzo minuto. Suscitò in tutta la chiesa un certo sconcerto. Il ragazzo è cieco, non ci vede, forse crede che è la comunione. Che facciamo? Lo facciamo cantare da solo? E allora un secondo si aggiunse e si aggiunse un terzo. E presto tutta la chiesa, tutta quanta, cantava, per non lasciare solo questo povero bambino cieco, per non umiliarlo. E tutti videro l'amore di Dio, un amore grandioso. E lo vide il piccolo Tommy. Ecco, in questo modo tutti hanno visto un cieco riacquistare la vista, ma in un modo che va interpretato, va visto nel modo divino, quello trascendente, non quello immanente, perché non è importante che degli occhi si aprano, è importante che si aprano gli occhi della mente e gli occhi del cuore.